Ciao, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come ho letto nel titolo, parliamo quindi delle glicemie durante la notte. Qualche consiglio per migliorarle. Solo dopo averti ricordato che io sono Emanuele, sono studente di medicina che ormai è alla fine del terzo anno, sono diabetico da più di 15 anni e nonostante questo ho fatto anche ciclismo agonistico per 7 anni e sono diventato anche campione italiano. Ma ora veniamo a noi. Quante volte è capitato ad una persona diabetica che si alzasse la mattina, misurasse la glicemia come fa tutti i giorni e vede che la glicemia è alta? Perché? Io ho mangiato giusto, ma io non ho fatto niente di strano, non ho mangiato dolci, perché è alta? I motivi sono sostanzialmente tre: cibo, attività fisica e stress. Partiamo dallo stress. Lo stress determina il rilascio di un ormone chiamato cortisolo, che è chiamato anche ormone dello stress, che tra i vari effetti collaterali che ha, il rialzo delle glicemie. Se questo succede in un individuo sano, non succede niente perché tanto l'individuo sano ha il pancreas che funziona correttamente, mantiene giusti livelli di glicemia e a posto. Nel caso invece di un individuo diabetico, ecco, l'insulina deve essere utilizzata dall'esterno, nel caso di diabete tipo 1, ma assumiamo che venga assunta dall'esterno, per cui è necessario avere un controllo e in questo caso se viene rilasciato ad esempio questo ormone durante la notte, ecco che le glicemie si possono alzare o comunque non saranno corrette durante tutta la giornata. Possibilità numero 2, il cibo. Cosa intendo per cibo? Vi faccio un esempio. Io ho già fatto un video sul canale che parla degli effetti dell'alcol, magari te lo lascio in alto a destra nelle schede. Quando assumiamo alcol, tra i vari effetti che ha nell'organismo sano, abbiamo un effetto ipoglicemizzante, ovvero abbassa la glicemia. Ma in che senso? Nel senso che, essendo un elemento che comunque l'alcol si ottiene a partire dallo zucchero, ha quindi delle calorie. Quindi quando io introduco alcol, in realtà introduco energia per l'organismo e l'organismo, tutto quello da cui può trarre energia, trae energia, giustamente. Ora, cosa succede una volta che trae energia? In realtà la molecola dell'alcol è molto piccola, per cui non si possono fare tanti processi e passaggi per trarre energia, e lo si può fare una volta sola, dopodiché la molecola deve essere scartata ed eliminata. Questo determina da una parte l'attivazione dell'organismo perché dice ah, sta arrivando tanta energia, devo rilasciare insulina. Dall'altro però dice l'energia che sta arrivando è troppo poca, per cui la glicemia in realtà si abbassa, e questo ovviamente l'individuo sano. L'individuo diabetico la glicemia si alza e comunque, vabbè, senza stare a parlare di tutti gli effetti dell'alcol, che nel senso, ho già fatto un video a riguardo, dà comunque problematiche e contribuisce quindi ad alzare la glicemia. Un'altra possibilità che riguarda il cibo può essere quindi un'alimentazione scorretta, non solo l'alcol, ma pensiamo banalmente a una pizza, qualcosa come 1000 calorie, il fabbisogno medio di un uomo ventenne è appunto 2000 calorie, cioè vuol dire che una pizza è il metà del fabbisogno della giornata, metà, e ha il contenuto di sale che per una giornata o per una settimana, se non ricordo, però una quantità molto importante di calorie, e parlo di una pizza margherita, quindi vuol dire che questo ha un effetto molto prolungato. E infine arriviamo a quello che è l'errore, se vogliamo, della conta dei carboidrati. Ne ho parlato più volte anche questo di un video, cercherò di essere rapido. Se io faccio la conta dei carboidrati, conto solo i carboidrati, ma in realtà quelli che sono i macronutrienti e che quindi forniscono calorie sono tre gruppi di macromolecole: carboidrati, che sono quelli che misuriamo e danno 4 kcal per grammo, proteine che danno 4 kcal per grammo e grassi che danno 9 kcal per grammo. E quindi è facilmente intuibile che non sono solo i carboidrati ad alzare la glicemia, perché al nostro corpo non ne frega niente sotto che forma arrivino nell'intestino l'energia, gli interessa solo avere qualcosa a cui poter trarre energia. Anche grassi e proteine hanno calorie, e con calorie vuol dire si alza la glicemia. Quindi perché non misuriamo solo i carboidrati facendo la conta dei carboidrati? Perché i tempi di digestione delle varie macromolecole sono più lunghi, i grassi impiegano molto più tempo a essere digeriti rispetto ai carboidrati, motivo per cui se i carboidrati ci vogliono 2 ore in media per la digestione, le proteine 3, i grassi 4. Ecco che se io vado a misurare la glicemia 2 ore dopo i pasti, in realtà io ho tenuto sotto controllo soltanto i carboidrati. Le proteine e i grassi io non li sto tenendo sotto controllo, per cui in realtà se io ho mangiato, ti faccio esempio, una costata per cena, che è solo carne, carboidrati non ce ne sono, dopo 2 ore avrò la glicemia bassa o giusta, ma dopo 3 o 4 si può alzare, proprio perché in realtà anche la costata ha i suoi grassi, ok? Infine c'è il tipo di attività fisica. Innanzitutto dobbiamo distinguere tra aerobico e anaerobico, perché l'aerobico è quindi quello che viene fatto a bassa entità, quindi quelli che sono gli sport di resistenza, pensiamo alla camminata, la corsa leggera, il ciclismo o una passeggiata in montagna.
mentre per quanto riguarda quelle anaerobiche sono ad esempio il sollevamento pesi, 100 metri di Bolt, anzi di Marcel Jacobs, il salto in alto. Momenti in cui viene richiesta un'importante esplosività, un'importante richiesta di energia immediata, e quindi quindi l'organismo utilizza riserve energetiche che sono già presenti a livello del muscolo e non zuccheri che sono in giro, oppure ne rilascia zuccheri ulteriormente perché c'è un'immediata richiesta di zucchero. Altra possibilità invece è quella dello sport aerobico. In questo caso, dato che l'organismo percepisce che non c'è un immediato ed urgente bisogno di zuccheri, piano piano consuma gli zuccheri che sono presenti e pian piano invece si potrà perdere anche peso, ed è il motivo per cui uno va a correre a bassa intensità con la dieta e non va a sollevare peso in palestra, perché sollevare peso in palestra non ti serve praticamente a niente. O meglio, sì, ti serve perché stai consumando comunque delle calorie, ma in realtà, a meno che tu non danneggi il muscolo, in questo caso verrà utilizzata l'energia del corpo per ripristinare quindi le fibre muscolari, è molto più utile andare a fare una corsetta leggera per un'ora che non fare un'ora in palestra. Quindi, una volta che hai fatto lo sport aerobico, magari di lunga durata, pensiamo a ciclismo, che può essere fatto anche per 2, 3, 4 ore, il corpo ovviamente reagisce a questo impegno e sforzo fisico che l'organismo ha subito ed effettuato. In che modo? Nonostante non rilasci magari energia in circolo, perché in quel momento lì serve poca energia ma per tanto tempo, quando lui finisce attività fisica lui dice: "Ehi, calma, cioè qua io ho consumato tanto, devo reintegrare." In quel modo va proprio al tessuto adiposo, ok? Allo stesso modo, questa quantità di energia che viene liberata significa che comunque c'è meno zucchero disponibile per tanto tempo e quindi contribuisce a mantenere le glicemie più basse anche durante il proseguo della giornata. Se io faccio attività fisica di questo tipo la mattina, il pomeriggio avrò le glicemie che sono più corrette. Viceversa, le faccio il pomeriggio, indovinate un po', saranno più corrette durante la notte. Siamo arrivati alla conclusione del video. Possiamo raggruppare quindi le tre cause che alzano le glicemie la notte in stress, alimentazione e attività fisica. Ti ricordo che sul canale puoi trovare una serie di video che ti aiutano nella tua gestione del diabete, nel migliorare le glicemie, nel diabete dello sport o sui sensori per misurare la glicemia. Io ho detto quello che ti dovevo dire e noi ci vediamo al prossimo video. Solo dopo averti ricordato che puoi lasciare un mi piace, un commento e iscriverti al canale. Ciao, a martedì.